Bentornati ragazzi sul mio canale, oggi andiamo a vedere la seconda parte del video che parla del caricabatterie potente o trasformatore potente. Saremo noi a scegliere l'utilizzo più idoneo, se nel fotovoltaico, se per le auto, eccetera. Ci sono tutti i componenti, andiamo a vedere dettaglio per dettaglio cosa sono, a cosa servono e come vanno configurati. Buona visione per questo video e se avete piacere mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie. Il primo componente che abbiamo visto nel primo video è esattamente questo, ovvero un trasformatore preso dal microonde, molto potente. Andiamo a vedere nei dettagli questo pezzo. Eccolo qui, preso praticamente da un forno a microonde. Il circuito 220 volts primario è stato lasciato, che è quello che vedete in rame, e invece è stato tolto il secondario. In questo modo possiamo trasformare la corrente e gestirla come vogliamo noi, ovvero andiamo a posizionare all'interno di questo blocco di ferro tutto il rame che vogliamo, ovvero i fili di rame della dimensione, della lunghezza che vogliamo, per andare a generare e la tensione che vogliamo. Vi riassumo brevemente. Di solito qui ogni giro che fate di ingresso e uscita generate circa un volt. Comunque la corrente che esce da qui è corrente alternata, quindi quando cominciate a fare i giri del voltaggio, della tensione che volete, controllate, la corrente sarà alternata e sappiate che a seconda dell'utilizzo potrà esserci un leggero innalzamento o un leggero abbassamento di tensione. Quindi questo che andremo a costruire non è un trasformatore o un caricabatterie stabilizzato, perché manca tutto il circuito di stabilizzazione. Quindi andremo a generare qualcosa di potente che va bene per le batterie, perché le batterie stesse vanno a livellare tutto, ad aggiustare tutto, ma non può andare bene per quei circuiti e quegli apparecchi che hanno bisogno di una corrente fortemente stabilizzata. Quando la corrente esce in alternata dal nostro trasformatore, arriva a ponte di diodi, la trasformerà in corrente continua. Chiaramente ci saranno sempre dei ripple, ma è normale, quindi il passaggio da questo ponte di diodi serve a raddrizzare la corrente, anche se non perfettamente, ma abbiamo già detto che le batterie hanno proprio lo scopo di stabilizzare poi tutto. Qui è un ponte di diodi che vediamo con due contatti, ma ci sono ponti di diodi anche con tre contatti, in questo caso il terzo contatto è stato tolto. Cosa serve un ponte di diodi a tre contatti? Serve ad esempio per far andare, lo vedremo in uno dei video successivi, un impianto eolico dove la pala eolica produce una corrente alternata con tre poli. A questo punto entreranno i tre poli dell'alternata e diventeranno due di corrente continua, cioè positivo e negativo. Qui vediamo perfettamente l'avvolgimento che è stato fatto con questo cavo abbastanza grosso, questo è un 6 mm quadri, sono stati fatti 17 giri per arrivare a una tensione di 16 volts e l'uscita di questi cavi andrà al ponte di diodi, in questo caso molto grosso, molto potente, e quindi verrà trasformata da corrente alternata in corrente continua. Usciranno, come vedete qua, il polo positivo e il polo negativo che andranno alla batteria. Mi raccomando sempre di interporre, quando andate alla batteria, un fusibile. In questo caso vi faccio vedere un fusibile ripristinabile. Come vedete qui, agganciato al polo positivo, c'è questo fusibile ripristinabile. Adesso è sganciato, facendo così il fusibile si riaggancia, darà la sua corrente alla batteria. Il momento in cui c'è un problema, lui sgancia. Questo va scelto in funzione dell'amperaggio che dovremo mandare nella batteria, quindi della dimensione dei cavi che sceglieremo e del numero di spire. Questo genererà una potenza che sarà gestita dal fusibile. In questo caso io pensavo che questo producesse 35 ampere, invece ne produce molti di più, perché la batteria a seconda del livello di carica assorbe di più o assorbe di meno, quindi ho dovuto mettere questo fusibile ripristinabile da 80 ampere.
In questo caso, quando dobbiamo fare manutenzione, eccetera, possiamo anche sganciarlo. In questo modo si sgancia. Non si brucia niente, non dobbiamo cambiare nessun bulbo, ma lui funziona perfettamente quando deve funzionare. Fusibili e ripristinabili, ce n'è veramente di tante tipologie. Questo è quello che ho montato sull'apparecchio. Questo tra l'altro è un 60 A, e poi ci sono anche questi che hanno una forma diversa, e dopo i vari test fatti vedo che questi sono un po' più robusti, un po' più massicci, un po' più fatti meglio. Anche questi così vengono attivati e con la pressione di questo pulsante vengono sganciati. Sono molto affidabili, non costano tanto. Nello specifico questo è un 150 A, questo è un 60 A e quello montato è 80 A. Questo è un componente fondamentale, ma a volte anche no, nel senso che è una ventolina che serve a raffreddare tutto il rame che circola in questi fili, compreso anche il ferro di questo trasformatore. Ma questo avviene solo se carichiamo batterie fortemente scariche, dove hanno un grande assorbimento e hanno bisogno quindi di un raffreddamento. In questo progetto c'è anche la ventolina che viene gestita da questo raddrizzatore. È lo stesso ponte diodi che abbiamo visto di là, ovvero questo, però non è così potente, non è così grosso, ma è esattamente un ponte diodi piccolino, per la precisione questo. Come vedete, qui circolano, ci sono da 5, da 10 A, meglio comprarlo un po' sovradimensionato, questo è un 10 A. A questo punto noi colleghiamo il più e il meno, che sono questi due opposti, in uscita, mentre andremo, e ci è disegnato, a mettere l'alternata qui e qui. Quindi l'alternata in questi due poli e uscirà in corrente continua in questi due. Questo lo useremo per pilotare tutto ciò che deve funzionare col basso voltaggio. In questo caso noi lo useremo per la ventolina. Dall'altro lato, ovvero attaccato al ponte diodi, ci sarà un dissipatore. Questo è un alluminio molto grosso, molto bello, e difatti se andiamo a caricare batterie che non sono troppo grosse, che non sono esauste, questo sarebbe della dimensione giusta, se no dovremmo andare a sovradimensionarlo ancora. In alcuni casi si può anteporre qui anche una ventolina che soffia aria contro la stessa aletta dissipante, in modo che aiuta nel raffreddamento. È importante raffreddare, perché il ponte diodi, anche se resiste a temperature molto alte, diciamo superata la soglia, potrebbe bruciarsi. Quindi è importante andare a mettere un dissipatore ad alette in alluminio. Un componente che nel video numero 1 era un po' nascosto è questo. Che cos'è? Questo è un sensore di temperatura che con due fori io ho avvitato all'aletta, perché quando il ponte diodi va a scaldare, l'aletta va a dissipare, quindi a raffreddare, se si supera la soglia dove l'aletta diventa veramente calda prima che lui si bruci, questo sensore di temperatura va a sganciare la corrente, sgancia l'alimentazione primaria del trasformatore, e quindi si ferma tutto il meccanismo. Quando si è raffreddata l'aletta, lui riparte, quindi ridà la corrente al trasformatore e riparterà il caricabatterie. Questa è una cosa fondamentale, e ve ne sono di tutte le tipologie. Adesso ve ne farò vedere alcuni. Ecco qui alcune tipologie. Questi sono stati presi da macchine del caffè piuttosto che da ferri da stiro a caldaia. Sono quei sensori che servono proprio ad attaccare la corrente una volta che le caldaie hanno raggiunto la temperatura idonea per la macchina del caffè piuttosto che il ferro da stiro. Si trovano ovunque, su qualsiasi apparecchio demolito o usato, e anche se li dovete comprare nuovi non costano veramente tanto, quindi parliamo nell'ordine di qualche euro, e vi sono di tutte le temperature, quindi scegliete voi se usare un 60 gradi, un 80 gradi, un 100 gradi. Un apparecchio molto interessante è questo, ovvero non possiamo lasciare questo caricabatterie fisso, ma lo dobbiamo pilotare in base a un voltaggio che vogliamo noi.
Allora cosa succede? Noi tariamo con questo strumento il voltaggio di arrivo massimo, ipotizziamo 14,4 volts, quando lui arriverà a 14,4 sgancerà anche lui attraverso il relè l'alimentazione. Quando scenderà sotto un livello che noi stabiliremo, lui ripartirà. In questo modo cosa succede? In un impianto fotovoltaico con batterie, piombo ad acido libero, noi stabiliamo che lui debba essere fermo quando la batteria arriva ad esempio a 13 volts, in modo che rimane sempre una carica all'interno e poi nei giorni di sole funziona tutto in automatico. Ma quando scenderà sotto dei livelli, sotto una soglia che potrebbe essere critica per le batterie, lui si attiverà dando quella carica che può durare 10 minuti, mezz'ora, un'ora alle batterie per riprendere un po' di corrente. Chiaramente questo, se vogliamo posizionarlo, serve soltanto a dare automatismo al nostro trasformatore, al nostro caricabatterie, perché sennò potremmo attaccarlo manualmente, dobbiamo solo tarare il numero di giri di filo di rame per andare a scegliere il voltaggio più idoneo, dopodiché attaccheremo e farà tutto lui. Ricordiamoci che non possiamo lasciare le batterie attaccate con questa potenza in maniera permanente, perché andrebbero sicuramente a bruciarsi, cioè le batterie quando arrivano al loro voltaggio devono staccarsi. O lo facciamo manualmente o lo facciamo tramite questo strumento. E adesso vi faccio vedere uno di questi strumenti, perché ce ne sono tante tipologie, un po' nei dettagli. Questo è lo strumento che attacca e stacca il voltaggio che vediamo noi. Ci sono sia digitali come quello di prima che analogici. In questo caso vedete ci sono delle vitine, più e meno. Noi scegliamo meno quando devi sganciare e più quando devi agganciare. Quest'ultimo apparecchio montato è un interruttore domotico, ovvero si connette al wifi e dal telefonino potete in automatico andare a pilotare il vostro caricabatterie. Quindi quando siete assenti e vedete che il voltaggio delle batterie del fotovoltaico è sceso, potete anche andare a dargli un attimo di carica per mantenere le batterie in buono stato. Difatti la 220 arriva direttamente al domotico che la manda a trasformatore. Quando arriva al trasformatore viene poi gestita dal sensore di temperatura che avete visto prima, insomma tutti gli accrocchi, chiamiamoli così, intorno al trasformatore servono a dare sicurezza per la temperatura, a dare il voltaggio giusto e lo stacco del voltaggio per evitare sovraccariche, a raffreddare attraverso le ventoline. Quindi diciamo che il gruppo primario di questo caricabatterie o trasformatore è fondamentalmente composto da trasformatore riciclato da un microonde e da ponte diodi, che questo di solito va acquistato nuovo perché è difficile trovarlo usato. Quindi questi due componenti sono la potenza, il resto sono sicurezza e gestione dello stesso. Spero anche la seconda parte di questo video vi sia piaciuta. Abbiamo visto com'era, abbiamo visto come si compone, come si monta e le varie funzioni degli apparecchi singoli che costituiscono l'apparecchio completo. E il prossimo video vedremo questo all'opera, mentre funziona, lo vedremo con la domotica, come viene pilotato a distanza. Quello sarà il terzo e ultimo video. Vi ringrazio anche oggi, iscrivetevi al canale se è vostro piacere. Al prossimo video.